Niccolò, il genere è Niccolò Maniti, non saprei come altro descrivere. È l'incontro tra Lars von Trier e Dan Brown. Allora dimmi, chi ti ha dato quella statua? Quando ha cominciato a lacrimare? Allora, nella seconda puntata della serie si discute su chi abbia bisogno di miracoli. Un personaggio dice che in realtà ci rendono indulgenti, quindi non vanno bene. Un altro dice che servono a chi sta perdendo la fede. Vorrei sapere, secondo lei, a chi servono i miracoli? Oggi, soprattutto. Beh, i miracoli servono un po' a tutti oggi, per come sta l'Italia e come sta il paese. Avremmo veramente bisogno di miracoli. Poi in realtà, se si ha fede, ha ragione forse Padre Marcello, non ci sono bisogno di miracoli, ma io penso che non ci siano bisogno di miracoli per rinnovare la propria fede. Poi se miracoli intendiamo le cose non in senso cristiano ma in senso più puramente laico, e allora ne abbiamo bisogno un po' tutti dei miracoli. Chiunque li chieda, credo, e in questo senso la serie credo che sia estremamente contemporanea, nel senso che parla all'uomo di oggi che vive, non dico nulla di particolarmente profondo, ma un crollo delle certezze, un cambio dei parametri in generale, no? Per cui capita sovente, no, di pensare se almeno atterrassero gli alieni, no? Se accadesse qualcosa di così grande da rimettere in squadra tutto, da darci dei parametri certi, no? Questa serie parla di questo tipo di questo disagio, che credo sia molto contemporaneo. Non lo so, una domanda per me è abbastanza impegnativa, penso che tanto bisogna capire se uno crede ai miracoli, quindi questo è il primo punto. Poi penso se uno crede ai miracoli, penso che servano un po' a tutti. Ecco, penso che in questa serie si riesca a far fare allo spettatore un percorso abbastanza libero nel rapportarsi appunto sia all'idea del miracolo sia all'idea della fede. Ma io penso che questa serie poi racconti sostanzialmente un'irruzione del sovrannaturale all'interno di una vita quotidiana, che viene a toccare una serie di personaggi che in qualche modo vengono sconvolti, come chiunque di noi potrebbe essere sconvolto dall'incontro con un fatto sovrannaturale che pensi in qualche modo ti possa cambiare completamente la vita, che ti dia un'illuminazione diversa rispetto a quello che tu hai sempre fatto. Ed è molto stimolante provare a raccontare qualcosa di questo genere, soprattutto perché poi è qualcosa che ci mette di fronte alle domande fondamentali. Questa serie cerca di farlo incontrando una serie di personaggi che sono molto diversi tra di loro, che hanno un percorso parallelo, diverso uno dall'altro rispetto a questo tema. La serie ha tantissimi generi mescolati insieme, perché ci sono momenti quasi horror, poi c'è il thriller, c'è il poliziesco, c'è il dramma umano. Com'è da attore poter fare una cosa così organica tutta insieme, tutti questi generi tutti insieme? Beh, è un gioco meraviglioso, è una roba di un divertente pazzesco, e comunque mettersi alla prova, perché non è facile mettere insieme tutti questi generi, perché devi sempre trovare la misura, devi far sì poi che alla fine tutti questi generi suonano bene insieme, come se tu facessi parte di un'orchestra e tanti elementi dell'orchestra insieme poi fanno la sinfonia. E in questo caso io credo che ci sia una sinfonia meravigliosa, che tutti i personaggi siano riusciti veramente a raccontare tutto nella misura giusta, grazie alla bravura di tutti gli attori, ma anche di tutti i collaboratori, dell'apporto della musica, della luce, di tutto, devo dire. Molto. In realtà poi non ci pensi quando accade, pensi a... pensare al registro un po' è il mestiere, grazie a Dio poi quando stai nelle scene
quasi non ti accorgi, no? Ne sei inconsciamente consapevole, ma non te ne accorgi e stai nella situazione, e le situazioni sono state scritte da Nicolò in modo sempre cristallino. Bene, con i registi la vera complessità è provare a trovare una forma omogenea a tutto questo, che poi è, diciamo, provare a dare corpo filmico alla scrittura di Nicolò, che è una scrittura molto eclettica, che passa attraverso molti stili, molti toni, che è appassionata di molti generi. Noi abbiamo provato a trovare un'omogeneità, soprattutto. È vero che la serie contiene tanto, ma io credo che alla fine, soprattutto con lo svolgersi delle puntate, abbia poi uno stile abbastanza riconoscibile, un punto di vista molto chiaro.